Buonasera, buonasera e ben ritrovati a questa nuova puntata di Assieme a noi in versione, assieme a me per l'assenza di Priscilla Sicoli, che salutiamo e sarà qui con me giovedì prossimo. Allora, prima di iniziare, proprio 30 secondi, anche meno, solo per annunciarvi, per avvisarvi, per chiedervi di annotare un appuntamento molto importante che già da giovedì prossimo alle ore 21 nello speciale One TV potrete assistere al Lucca Comics Endgame 2018, quel che abbiamo registrato durante le due giornate di venerdì e sabato scorso a Lucca, nella grande kermesse di cosplay e non solo. Di conseguenza, giovedì prossimo, ore 21 e l'altro ancora il 15 e il 22, speciale One TV per il Lucca Comics Endgames. Detto questo, non c'è nient'altro da dire, io direi di scoprire subito i primi ospiti, i graditi ospiti che ho al mio fianco, che sono i sempre pronti. Eccoli qua. Ciao. Buonasera. Buonasera a tutti. Ormai di casa, come state Giovanni e Roberto? Bene, tutto bene. Tutto bene. Siamo già pronti. Siete pronti? Perché? Perché stasera siamo qui per sponsorizzare, per farvi annotare, stasera sono già due annotazioni che diamo ai nostri telespettatori, che c'è la nuova edizione, la tredicesima edizione di Bimbi in Festival. 13 anni, quindi grande successo, grande emozione e soprattutto grande attesa. Il Bimbi in Festival, come ogni anno, è ricco di grandi novità. Affronteremo il palco divertendoci, ma soprattutto dando emozioni ai giovani concorrenti, che sono tanti. Sono già tanti, le iscrizioni sono ancora aperte, ma presto le chiuderemo. Il 25 alle 18 al Teatro Tres Artes di Vittuone andrà in onda, poi in diretta anche su One TV. In diretta, rigorosamente. E come no, sicuramente andrà in onda il magico festival dei più giovani. A quanti iscritti siamo arrivati fino adesso? Adesso ne abbiamo già, adesso io cerco sempre di mantenerli, di selezionarli già nella fase di iscrizione, certo. Perché stiamo elevandoci, abbiamo una giuria molto importante, abbiamo delle produzioni che, discografiche che ci seguono e quindi cerchiamo di portare anche bambini che abbiano un minimo di, bambini tra virgolette, concorrenti, che hanno un minimo di capacità canora. Dunque già avete fatto una prima, come si dice, scrematura. Sì, diciamo che abbiamo fatto già una prima scrematura. Comunque attualmente ne abbiamo già abbastanza, non ti posso dire il numero perché non li ho contati, ne sono sincero. Ecco. Però sono lì per chiuderle, siamo lì per chiuderle perché sono tanti. Sì, 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 perché sennò poi ci incasiniamo, dopo diventa un problema anche per One TV fare poi la diretta, diventa lunga e dopo abbiamo il nostro regista che taglia, taglia, stringi, stringi. Sì, vai, stringi. Infatti, qualche novità di questa tredicesima edizione c'è? Ci dovrebbe essere una novità, però non la posso dire perché se la dico così mi brucio l'ospite che sono in fase. Poi sapete, noi siamo un'associazione che si chiama Arti Music Production, certo. L'associazione che padroneggia i due festival, il Festival della Canzone di Vittuone e Bimbi Festival, che quest'anno sarà un po' prima di Natale, quasi un mese prima, proprio preciso. Sì. E quindi dicevo che siccome è un'associazione che comunque non è fini di lucro, si sa, cerchiamo sempre di avere il soldino da poter dedicare al super ospite, che quest'anno forse ci sarà e se riesco a fermarlo sarà una bomba. Perché è in corsa che non riesce a fermarlo? Perché manca il gettone. Se qualche sponsor vuole, il gettone arriva e lo sponsor è il grande ospite che allieterà tutti i ragazzi. Parlando di gettone, mi sembra gli autoscontri. Sì, ma più o meno funziona così. Più o meno funziona così. Però è d'oro. Ah, beh, il gettone d'oro. Il gettone d'oro, certo. Questo invece, per quanto riguarda i sempre pronti, ci saranno anche delle novità in merito alle nostre performance, perché usciamo un po' dai nostri schemi e quindi cerchiamo di fare qualcosa di più bello, ecco, di più tra virgolette professionale, ma sempre divertendoci, perché credetemi, si ride sempre come dei folli, right? È chiaro che tutto ciò è possibile grazie a delle persone che hanno fiducia in noi, delle persone che ci danno tanta cordialità, soprattutto ci danno
il contributo. Quindi vorrei ringraziare, fatemelo dire, le pompe funebri Ranzani, piastrelle della Primula Piastrelle. Quest'anno abbiamo un super sponsor che si chiama Fruttella, conoscete? Perfetti. Quindi stiamo crescendo sempre di più. Abbiamo altri sponsor come Vittuale Colori, abbiamo il Maestro, aiutami, perché Anenco. Anenco. Anenco, dei rifiuti speciali, molto bravi. Lo studio, vabbè. Insomma, poi c'è l'AMS, tanti sponsor che sicuramente ringrazierete, sì, logicamente, sì, certo, nella serata, diciamo, dello spettacolo. Assolutamente. Grazie a loro riusciamo a fare appunto queste belle cose, si riescono a fare perché ci sono delle belle persone che credono, sì, in sì, noi. Poi abbiamo uno sponsor che si chiama Arte del Dolce, che ci riempie di dolci per i ragazzi, poi per i concorrenti, per i giovani concorrenti. Insomma, si unisce l'utile al dilettevole. Esatto. No, però la cosa bella è che questo Bimini Festival ha regalato tante emozioni e tanti ricordi importanti, non solo all'interno del teatro, certo, durante lo spettacolo, perché poi dei nostri concorrenti sono stati presi per registrare compilation di Natale, sono andati nelle fine negli studi dei Pooh, hanno fatto grandi, insomma, cose. È un bel trampolino di lancio per chi vuole intraprendere la carriera musicale di cantante. Certo, una bella opportunità, una cosa che rimane comunque nel cuore e nella testa dei bambini, che ricordiamoci che quando si cresce si ricorda sempre il passato, quando, certo, ero piccolo, fatto, disfatto. Ecco, queste sono cose che rimangono. Bene, allora cuore. Ricordiamo velocemente: sabato 24, 25. Domenica 25. Volte. Ecco. Domenica 25 novembre alle ore 21. 18. Stai dicendo allora, un sacco 7, di numeri. 7, 14, 21, 28. 28. Quale? Allora è vero che siamo sempre, è vero che siamo sempre pronti, però non possiamo continuare, diciamo le cose almeno allora, una volta, dai, 4, 5, stiriamo volta, indietro, via il nastro, allora rewind. Sabato 25, no, domenica fermatelo, arrestatelo, mi sembra che lo stia facendo apposta. Domenica 25 novembre ore 18. Sì. Siamo sicuri? Sì, sì. Teatro, sì, sì. Tres Artes di Vittuone. Per chi vuol venire di persona, se no su One TV canale 112. Esatto. In diretta. Per tutte le altre informazioni, il sito è www.bimbinfestival.it. Ah, aspetta, devo dire una cosa importante. Voi sapete che noi siamo in tre e qui oggi manca Daniele, infatti, che purtroppo non è potuto venire. Lo salutiamo. Lo salutiamo, sarà presente al festival. Vabbè, per forza. Non possiamo cominciare senza di lui. Assolutamente. Ecco. Grazie, però, ragazzi. Ti devo chiedere soltanto un favore, perché devo salutare purtroppo la Toscana, perché mi sta seguendo in diretta streaming, stanno seguendo questa puntata, perché sapevano che c'eravamo noi. Quindi, bene. Bello. Ciao a tutti i ragazzi della Toscana, ciao, e i miei parenti della, bello, Toscana. Benissimo. Bello. Bravo. Grazie. Allora, grazie, ci vediamo domenica 25 ore 18. Grazie. In diretta su One TV. Grazie. Grazie a voi. Audio e video alla regia per il prossimo ospite. Grazie. Torna il One TV Show dal 24 ottobre, tutti i mercoledì alle 21.30 su One TV.
Apri la bocca e apri gli occhi. Prenota una visita gratuita dal dentista, perché insieme possiamo fare molto per la salute. Eccoci qua. Allora, prima di presentarvi gli ospiti, una piccola spiegazione di perché ho questa spilletta, che mi hanno fatto notare dalla regia che non ho detto il perché ho messo questa spilletta. Questa spilletta arriva direttamente da Luca Comics, caro regista, caro cameraman, cari amici, cari Grant, cari Cooper. È originale di Star Trek Discovery. Originale, insomma, è una patacca, però, insomma, ho voluto prendere anch'io un ricordino da Luca Comics. Ricordatevi, giovedì prossimo e l'altro giovedì, è ore 21, mi raccomando. Bene, torniamo seri, perché sono contentissimo, nonostante tutto quel che hanno subito e che stanno subendo, di avere qui con noi il rappresentante del Gattile di Ro. Buonasera. Grazie per essere stato qui con noi, per essere qui con noi. Grazie. Noi abbiamo subito dato la notizia, la richiesta d'aiuto, abbiamo mandato in onda la richiesta d'aiuto per quel che vi è successo, esattamente il 27 settembre, sì, alla mattina intorno alle 3, se non mi sbaglio, sì, è minuto più, minuto in meno. Presentiamo Paola Barbieri e Lodola, Lodola, giusto? Sì. Doriana. Sì. Noi subito il giovedì, quando siamo andati in onda, abbiamo subito dato la notizia dell'incendio per cause cortocircuito. Sembrerebbe cortocircuito. Sì. Dunque sono andati, purtroppo, distrutte tutte le strutture, sì, i gatti che erano presenti all'interno, qualcuno forse si è salvato. 51 su 100, qualche cane anche avevate, se tutti non mi cani, sbaglio. Tutti i cani si sono salvati. Insomma, come sta andando adesso, Paola? Sta andando così e così, nel senso che per noi risollevarci anche da un punto di vista morale, e così, di morale proprio, è difficile, perché rispetto a una prima stima appunto di 12-13 gatti sopravvissuti, oggi arrivare a dire che se ne sono salvati 51 dovrebbe essere per noi, ed è motivo per noi di così, ecco, di sospiro di sollievo, ma purtroppo nei nostri occhi, nei nostri cuori ci sono quelli che non ce l'hanno fatta e che noi ovviamente conoscevamo uno ad uno. Certo, conoscevate uno ad uno. Sì. Insomma, bisogna andare avanti. L'aiuto da parte della comunità dell'Alto Milanese, di Ro, sì, ma non solo Ro, perché io so, e ve l'ho detto prima di andare in onda, che dei nostri telespettatori si sono recati presso il Viridea di Ro per fare beneficenza, per darvi sia un aiuto economico, ma anche un aiuto materiale, nel senso coperte, mangime e quant'altro. Si sono recati dopo il nostro appello per aiutarvi. Tanta gente so che è intervenuta, vi hanno portato materiale, le autorità vi hanno promesso, è arrivato qualcosa dalle autorità? Intanto grazie a davvero a
alle persone, alle famiglie, alle altre associazioni, perché sì, è vero, abbiamo avuto una solidarietà inaspettata e abbiamo raccolto quanto ci serviva e anche di più per andare avanti in questi mesi, coperte, cibo, e quindi da quel punto di vista siamo a posto. Le autorità che sono sempre state presenti, perché i Gattili non è che sono presenti proprio in tutti i paesi, in tutti i comuni, perché non c'è obbligo, quindi o c'è sensibilità da parte delle amministrazioni comunali oppure non ci sono, no? E, grazie a Dio, la nostra comunità è sempre stata sensibile, quindi sì, sono presenti anche adesso le autorità, certo, con i tempi delle autorità, quindi con i tempi, la burocrazia è quella che ammazza a volte anche la buona volontà del volontario, della persona che si dà da fare per gli altri, per gli animali in questo caso. Però ecco, i 51 gatti che sono sopravvissuti, immagino che abbiano qualche problema a livello proprio di emotivo, di comportamento, se non sbaglio, perché noi, insomma, io avevo chiesto di portare qualche gatto qui da far vedere, magari per farlo adottare, però giustamente voi mi avete detto non riusciamo perché sono ancora scossi. Sì, molto. Nonostante siano passati 2 mesi circa, sono ancora molto scossi, giusto, sì, Doriana? Sì, sono molto scossi e di conseguenza non ce la siamo sentiti di portarli qui, perché comunque, cioè, sono gatti comunque che hanno subito un trauma non indifferente, quindi non era possibile per questo motivo qua. Però se qualcuno volesse adottare qualche gatto, voi avete un sito, vogliamo ricordarlo velocemente? Sì, ok, sito che è dimensioneanimaleero.org. Giusto, Paola? Sì, www.dimensioneanimaleero.org. C'è qualche foto? Okay. Allora sì, sinceramente, foto, sì. Proprio sinceramente, noi non abbiamo avuto ad oggi, nonostante siano passati 2 mesi, quindi quasi 60 giorni, ma non è che abbiamo molto tempo per dedicarci a questo. Ci sono altre priorità. Ci sono altre priorità, certo. Però diciamo che altre priorità, tra le quali la cattura di questi gatti, quindi la cattura proprio con la gabbia a trappola, perché appunto il loro essere terrorizzati fa sì che dobbiamo usare metodi un po' particolari per prenderli, e quindi ci porta via tanto tempo. L'accudimento, insomma, quotidiano dei sopravvissuti, e soprattutto tutta una serie di iniziative che, appunto, quelle sì che stiamo cercando di curarle sul nostro sito, per raccogliere fondi, perché noi associazione dobbiamo ricostruire, nel senso che l'amministrazione comunale ci darà il terreno, lo spazio, ma noi con le nostre forze e con le forze di chi ci sta e ci aiuterà, dobbiamo ricostruire. Insomma, quindi mattone su mattone, proprio materialmente dovete mettere, dovete cominciare a mettere e costruire su. Sì, perché l'inverno è una tragedia, e la primavera ancora di più, quindi se per l'inverno non ce la faremo, sicuramente per la primavera dobbiamo essere attrezzati, perché abbiamo i cuccioli. Arrivano i cuccioli da noi. Da noi arrivano circa 200 cuccioli a stagione. A stagione, da aprile a ottobre, novembre. Quindi dunque, assolutamente bisogna. Dobbiamo far qualcosa, perché non possiamo far fronte all'arrivo dei cuccioli senza avere almeno un minimo di organizzazione, di appoggio. Sì. Quanti volontari siete a Ro? Una cinquantina. Sì. Che subito si sono attivati, logicamente. Sì. Ecco, ma adesso questi gatti li avete distribuiti nelle vostre abitazioni, immagino? O possono installo nelle nostre abitazioni, dalle nostre famiglie, eccetera. Un po' sono installo da associazioni e gattili amici della zona e non, magari proprio della zona, no? E un po' sono stati adottati, ovviamente. Allora, qualcuno dei nostri telespettatori vuole ancora, o magari è nuovo, aiutarvi. Cosa deve fare? Prendere contatto con noi. I nostri numeri di telefono, miei
Paola, Doriana e Monica. Ci sono sulle nostre pagine Facebook, ci sono sul sito, ci sono ovunque. Quindi prendere contatto con noi e di volta in volta diremo di che cosa necessitiamo. Abbiamo anche avuto per esempio in questi giorni delle emergenze con dei cuccioli che però non abbiamo potuto mettere sul sito perché avevamo proprio l'urgenza di collocarli in famiglia, quindi ci siamo dati da fare col passaparola eccetera, però ecco, abbiamo delle emergenze che di giorno in giorno cambiano. Insomma, il contatto telefonico o sì, di Facebook e il prioritario, insomma, sì, per chi vuole aiutarvi. E noi poi siamo sempre fuori dal Gattile, esatto, cioè tenete conto che noi abbiamo fatto una, purtroppo siamo accampati, ma siamo sì, lì, una fuori sorta dal di postazione. Ecco, in che via è? Ricordiamo. Siamo in fondo alla via Turati a Rho. In fondo alla via Turati a Rho, dunque è anche facilmente raggiungibile, sì, se non mi sbaglio. Diamo sì, un riferimento. Sì. Alle spalle del cimitero. Alle spalle del cimitero, sì. Del cimitero sì, di Rho. Dunque, cari telespettatori, diamo ancora un aiuto alle nostre amiche del Gattile di Rho. Se qualcuno vuole adottare un gatto, si rivolga presso il Gattile di Rho. Se qualcuno vuol donare un mattone, perché no? Proprio magari anche materialmente il mattone, è anche quello è gradito, perché no? Insomma, facciamo vedere che siamo in tanti, che possiamo aiutare queste nostre amiche del Gattile di Rho. Prego. Sì, volevo solo lanciare per dire in queste giornate noi abbiamo una preoccupazione fortissima, che è un nostro micio di 8 anni che ha una forte infiammazione all'intestino da sempre e che prima accudivamo tranquillamente in struttura da noi, ma libero, non chiuso in gabbia, e che oggi siamo costretti a tenere ricoverato presso i nostri studio ambulatoriale, ma non è vita per lui, è un gatto di 8 anni, tigrato, dolcissimo, che ha bisogno di una casa. So che è un gatto malato, chiediamo quindi per lui un'adozione del cuore, cioè qualche famiglia veramente che magari ha anche altri gatti sani e che decide di darsi disponibile per accogliere in casa questo micio. Mandateci la foto che noi giovedì prossimo la facciamo vedere e lanciamo ancora nuovamente l'appello di adozione. Grazie. Non finisce qui. Abbiamo seguiti, tra virgolette, in un momento di disgrazia, sì, vogliamo seguirvi anche nella continuazione, nella nuova costruzione del Gattile. Teneteci aggiornato, ci terremo in contatto e ci vedremo qua, parola, appena possibile. Benissimo. Va bene? Grazie, okay. Infinite. Grazie mille. Grazie. E salutate amici da parte nostra, va bene? Grazie. Grazie. Audio e video alla regia, ci vediamo tra poco col nuovo ospite. Grazie. Prendimi con te News, il primo TG interamente dedicato agli animali domestici in Italia, vi aspetta su questa emittente. Per la programmazione contattateci al numero 351-1755-144. Per tutti gli amanti degli animali domestici, vi raccomando, non perdetevi le nostre edizioni. Buona visione! Il One TV Show dal 24 ottobre tutti i mercoledì alle 21.30 su One TV. We'll be right back.
strong, nothing bad can go wrong. Nobody has command what a woman needs to have. There's such an appealing, bubbly feeling, sitting with a handful of keys. I just think like an obiana, a little bit in a savage manner. I got a little pressure on a spanner, kissing the rim my fingertips. I just think like the gin that's mellow, to look like nothing swallow. I like to have a supple melody, just reading off of my legs. A handful of keys and a song scene, ba ba ba. Tickling Jeffrey, singing jive. Nel mondo si spreca oltre un terzo del cibo prodotto, di cui l'80% sarebbe ancora consumabile. Se fosse infatti possibile recuperare gli sprechi, questi sfamerebbero 2 miliardi di persone al mondo. Con il cibo buttato vengono infatti sprecati anche la terra, l'acqua e l'ambiente. Ridurre lo spreco di cibo significa salvare il pianeta. Aiutaci anche tu a combattere lo spreco alimentare e le sue conseguenze. Di nuovo in onda, allora, stasera siamo un po', il Luca Comics è ancora dentro di me e siccome mi hanno ancora criticato la mia spilletta di Star Trek Discovery, allora perdonatemi ma io devo salutare il regista e il camera, così, salute e prosperità, tiè, via, l'ho fatto, va bene, ritorniamo seri. È un onore riavere qua per la seconda volta, attenzione perché la terza vige la legge del pigiama, eh? Attenzione. Signori, ho con me Elisa, Davide e Nicoletta della cooperativa sociale Sviluppo Cognitivo. Buonasera. Benvenuti, buonasera. Come state? Bene. Tu hai un po' di mal di gola, vero Davide? Sì, a parlare riesco. Però riesci? Sì, sì, riesco a dire... Qualcosa riesci a dire? Sì. Va bene, oh, meno male, meno male. Elisa, tutto a posto? Tutto bene, grazie. Tutto bene? Grazie. Nicoletta, più che bene. Allora, ci eravamo lasciati con dei progetti. Come stanno quei progetti? Si sono realizzati? Sì, e ce ne sono degli altri che in bollono cantiere. In pentola, beh, in cantiere. Oh, proviamo, ecco, a dirne qualcuno. Io poi invece voglio dirti una cosa che ho notato oggi, mi ha fatto molto piacere. Ah, bene. Però, bene, allora, ritorniamo ai progetti, quelli che bollono, che proprio stanno, sì, per raggiungere i 100 gradi, sai quando bisogna buttare giù la pasta. Allora, il primo progetto, abbiamo aperto quella che abbiamo chiamato Scuola Sviluppo Cognitivo. Oh. Cioè una scuola che sostiene i genitori in educazione parentale. Come si sa, i genitori possono scegliere di tenere a casa i figli da scuola, di essere loro gli educatori dei loro, certo, figli, perché la legge italiana lo consente. Noi diamo un supporto a questi genitori per aiutare i loro figli a prepararsi a fare l'esame poi di fine anno, perché per questi bambini o ragazzi poi l'esame è d'obbligo. E nel nostro sito www.sviluppocognitivo.it è spiegato molto bene questo progetto di questa scuola, che facciamo anche a distanza attraverso la piattaforma Google G Suite, quindi ci sono anche bambini o ragazzi in giro per l'Italia che fanno lezione con noi e poi vengono a Garbagnate Milanese presso la scuola San Luigi di Garbagnate Milanese, che è in convenzione con noi, a fare gli esami a giugno. Insomma, una sorta di privatisti. Sì, sì, diciamo di sì, diciamo di sì. Si preparano e poi vengono a fare l'esame, sì, in, sì, in sede, nelle, sì, strutture, sì, presso una scuola paritaria paritaria che dà l'attestato come una scuola normale, insomma. Beh, insomma,
bel progetto, sì. era come si dice un progetto che si è realizzato, insomma. Sì, si sta realizzando. Ecco. Quanti studenti abbiamo in questo non momento? Non moltissimi, sono soprattutto a distanza, però adesso abbiamo un open day il 1° di dicembre dalle 10 alle 13 per presentare ai genitori la nostra scuola, quello che stiamo facendo, e speriamo di vederne tra ecco, noi. Garbagnate Milanese in via... Via delle Brughiere 4B. Allora... Arrivate alla stazione di Garbagnate Milanese, prendete un viale alberato lungo, esatto, lungo che si chiama Viale Fornanini, vi porta anche all'ospedale di Garbagnate, che è quello collega quel viale all'ospedale di Garbagnate, 100 metri dalla stazione Sieno 150, sì, a sinistra, esatto, e trovate noi. La loro sede. Esatto. No, mi diverte dare delle spiegazioni tipo Google Maps, così sì, almeno sì, uno rimane... Rimane un attimino dentro. Bene, Davide, tu cosa fai? Che ruolo hai? Io faccio... Io so che è un ruolo importante te, la verità. Vai. Sì, è vero, mi ricordo che non avevamo parlato. Bravo. I social. Sì. Ho cercato clienti, a chi ti segue... in Twitter, Pinterest, e ci sono seguiti in tantissimi. Poi adesso che abbiamo anche iniziato a cercare più clienti, followers. Sì, più clienti, più follower, in LinkedIn. Ah, dunque, e in Twitter hai diciamo altri due social network nel tuo paniere da gestire, LinkedIn e sì, Twitter, Pinterest. Insomma, follower, tutti. Io faccio di tutto, sì. Tu fai di tutto, insomma. Sei l'informatico dell'associazione, si può dire, giusto? Sì, io diciamo che sono uno che non si ferma, però va avanti. E... Infatti volevo dire che ci ha segnalato un contatto importantissimo, che è un nuovo progetto che bolle in pentola, perché abbiamo acquisito un'attività di assistenza domiciliare col dottor Claudio Mattarese, del progetto Personal Care, che si trova nel nostro sito, e ci occupiamo con lui di assistenza domiciliare, sanitaria ed educativa ad anziani, minori e disabili, e questo è un nuovo progetto che stiamo lanciando sul territorio di Garbagnate grazie a Davide, che ci ha trovato il dottor Claudio Mattarese e il suo progetto Personal Care in LinkedIn. Sì, quello che aveva detto la mamma, che abbiamo cercato più clienti. Abbiamo iniziato vari progetti, certo. Mi ricordo che l'ultima volta che ci siamo visti non ti avevo parlato dei progetti. No, non me l'avevi parlato, non me ne avevi parlato. Però li teniamo un attimino qua, sì, i progetti, per la terza volta, quando devi venire in pigiama. Aspetta un attimo, aspetta. No, volevo chiedere, facciamo parlare anche un po' anche lì. Sì, 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 sì. Anche lì ho avuto degli avanzamenti. Di carriera? No, di carriera, no. La carriera è sempre lì. No, però adesso io sono responsabile del progetto Laboratorio Compiti, che diciamo insegna ai ragazzi e ai bambini a trovare un metodo di studio, quindi al di là del fare puramente i compiti, cerchiamo di lavorare sul come si studia, e come si gestisce tutto il materiale scolastico. Ma ecco, è per caso se ti riferisci, allora torno un attimo indietro, oggi, proprio oggi, ero in un centro medico per fare fisioterapia, che è anche il nostro sponsor, il centro radiologico di Garbagnate, e ero lì in attesa e ho visto un fogliettino scritto: tuo figlio va male a scuola, è svogliato, non ha voglia di studiare, portalo a noi che lo randelliamo. No, non c'era scritto portalo a noi che lo randelliamo. Ci pensiamo noi. E sei tu che hai ideato il volantino. Sì, abbiamo distribuito i volantini nelle scuole perché è un problema comune quello dei compiti. Ecco, io l'ho messo un po' sullo scherzo. No, infatti. Però infatti, quando l'ho visto, come genitore, mi ha fatto riflettere. Cioè, ho detto, guarda, che bello. E qualcuno, perché veramente da genitore uno... dice, ma come mai? Ma cosa, colpa mia che non lo seguo? O magari,
di solito quando lo segue il genitore il figlio non è che apprenda molto, no. Perché ci vuole un esterno, come quando tu vuoi insegnare qualcosa, sì. Ho detto, oh che bello, proprio stasera ne devo parlare. Detto, ah. Insomma, questo è il tuo progetto, sì. E come sta andando? No, sta andando bene, abbiamo diversi ragazzi e bambini che stanno facendo i loro progressi, alcuni hanno già ottenuto qualche risultato a scuola, altri invece ci stanno lavorando, quindi siamo contenti, insomma, e accogliamo volentieri nuovi iscritti se dovessero arrivare in tutto l'anno, quindi ecco. Le iscrizioni non chiudono mai del laboratorio. Non chiudono mai? No. E si svolgono nel pomeriggio? Dopo, nel pomeriggio, diciamo le medie dalle 3:30 fino alle 7:30 dove possono rimanere a fare i compiti e la parte di potenziamento cognitivo, mentre le elementari dalle 5, quindi dopo la scuola. Dopo la scuola, sì. Insomma. Per quanto tempo, scusa, mi hai detto che... Dalle 3:30 fino alle 7:30. Noi fino alle 7:30 siamo lì, quindi fanno una prima parte di potenziamento cognitivo con le pagine del metodo Feuerstein e poi fanno la seconda parte di compiti con tutti gli esperti del metodo che aiutano, cioè si lavora sul come si fanno i compiti, non tanto sul quanti compiti bisogna fare, ecco. Ecco, sul come. Come, sì, quindi il metodo di studio, come studiare, come memorizzare... l'attenzione, insomma tutte queste componenti che stanno dietro lo svolgimento dei compiti. Ecco, io so che vi seguono in tantissimi, sì. È vero? Abbiamo una fanpage CS10 Sviluppo Cognitivo con oltre 17.000 followers. 17.000 followers? Sì, 12.000 e più in Twitter. E poi stiamo avanzando anche in Instagram, Pinterest, abbiamo anche tanti. Non abbiamo ancora Pinterest, 20.000 su LinkedIn, quindi abbiamo tanti contatti. Insomma, c'hai un lavoro, sì. Tremendo tu per gestire tutte queste cose. Non ho solo quello, ma ho anche progetti che ho cominciato anche da poco, ma ci sto un po' lavorando. Ci stai lavorando. Allora, facciamo in questo modo, perché purtroppo il tempo, sì. Corre in continuazione. La prossima volta iniziamo con te che mi racconti i progetti, va bene? Mi racconti un po' i tuoi progetti la prossima volta che ti invito qua in trasmissione, va bene? Sei d'accordo? Pensavo di dire... Che... Dine uno. Possiamo dire velocemente. Uno, di velocemente. Viene con me alla Fondazione Trione, che è gestita dalla De Agostini di Novara, e lavora con me per insegnare ai ragazzi disabili adulti in questa fondazione Il Timone il programma di arricchimento strumentale. Noi al mercoledì andiamo a fare potenziamento cognitivo insieme, lui mi aiuta, abbiamo anche pubblicato dei filmati sui social, sì. di queste sue attività che fa, certo. Con me facciamo potenziamento cognitivo ai ragazzi disabili della fondazione Il Timone ed è un momento molto bello perché da lì adesso poi ci stiamo anche espandendo, inizieremo a lavorare anche con dei genitori all'interno di questa associazione, quindi insomma è un percorso impegnativo, sì. Importante, sì. Ma penso che dia soddisfazione. Progetto passa. Vero, ti danno soddisfazione questi progetti? Sì, tantissimo. Tantissimo, mi stanno, vero? Aiutando tantissimo. Poi anche grazie a Masarella che abbiamo iniziato un progetto con il progetto PASS, che ho iniziato con dei nostri collaboratori. Sì, perché facendo il PASS lui stesso, come suo potenziamento cognitivo. E poi, e poi abbiamo anche un altro... Sì, grazie a mia sorella. Abbiamo anche un altro progetto, è un progetto, si chiama Cashback, per le tessere che ci danno, che ci accumulano più punti. Anche con un progetto di cashback dove... Ah. Attraverso delle, sì. Tessere che i nostri utenti potranno, certo. Avere, chi spende nei negozi fa una donazione alla cooperativa sociale. Esatto. E questo è di questo si sta occupando Davide. E grazie a tutti i social che sto tutti cercando. Social, esatto. Insomma, ma fammi un po' di pubblicità anche a me, al mio speciale One TV, insomma, assieme a noi, fammi un po' di pubblicità, vai, dai, metti dentro anche, vedete anche la trasmissione di Primiano, Grazie, io vi ringrazio veramente tanto per essere venuti qua nuovamente. Vi aspetto per terza volta, sì, in pigiama. Sì. O quantomeno portate un pigiama da farmi vedere. Sì, sì, sì. Capito, Davide? Sì. Mi racconto molto su di te.
Volevo rubare due minuti per dire un ultimo progetto in avvio con la Cuna Matata Scuole di Paderno Dugnano. Stiamo attivando il programma Foglie Segni in Inglese con madrelingua inglesi, sia da noi che a Paderno Dugnano. Quindi se c'è voglia di imparare l'inglese e di potenziare la mente col metodo Foglisen, siamo anche su questo. Siamo anche su questo. Sì. Via delle Brughiere 4B. 4B, sì. Garbagnate Milanese. www.sviluppocognitivo.it, vi aspettiamo in tanti. E poi sui social c'è Davide che vi aiuta e vi... Tutti i giorni pubblichiamo qualcosa, ci potete seguire sui social. Bene, grazie a voi. Grazie Nicoletta, grazie Davide. Ci vediamo allora prossimamente. Non facciamo scappare un anno, ci vediamo molto prima, va bene? Va bene, grazie. Ti insegno anche come si usa. Sì, bravo, mi devi insegnare perché sono proprio. grazie. Ti sei ricordato? Che memoria. Audio e video alla regia, ci vediamo tra poco. Mai. Grazie. Televisivo che gira il mondo spostandosi sulle più belle navi da crociera. Insieme vedremo quanto sia bello, ma soprattutto facile scoprire le bellezze, l'arte, la storia e la cultura dei posti che visiteremo. Quindi viaggiate con noi ogni settimana su questa emittente. Spettatrici e telespettatori di One TV, sono qui per ricordarvi l'appuntamento da domenica 15 aprile alle ore 21 su One TV canale 112 di Tempo di Commedie. Tornano le rappresentazioni dialettali della nostra regione Lombardia, belle, allegre e divertenti, con tante battute, un turbine di battute spiritose da godere ogni settimana. Spargete la voce, passate parola, perché con Fabio Alan Del Bono è Tempo di Commedie, ogni domenica su One TV canale 112. Vi aspetto! Ciao.
Ben ritrovati, eccoci qua ancora in diretta. Se non sbaglio siamo intorno alle 22:15, minuto più, minuto meno. Abbiamo l'onore e il piacere di avere qui per la seconda volta, anche loro sono in zona Cesarini, perché la terza volta pigiama, però abbiamo tre personaggi nuovi di questa associazione, perché non c'erano l'altra volta. Vi date il cambio? Questo mi piace. Prima tre, poi altri tre. Siamo in tanti. E siete in tanti. Signori, l'associazione La Piazza di Garbagnate Milanese. Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie abbiamo per l'invito. Cristian Silva, abbiamo Maurizio Massa. Ciao. E poi abbiamo invece Stefano Vacca. Ciao Stefano. Ciao. Ciao. Allora, La Piazza è un'associazione impegnatissima, impegnata, che per Garbagnate sta facendo e farà molto. E vogliamo salutare innanzitutto il presidente che ci sta guardando in televisione. Dottore Mario, buonasera, sicuramente lì con tutta la famiglia sul divano. Sul divano? Comodamente seduto, sì. Dottor Mario Marone, giusto? Esatto. Buonasera, tutto bene? Le patatine? Adesso aspetti a mangiare le patatine, ascolti un attimo i suoi... Tutto quello che abbiamo da dire. Esatto, perché ne abbiamo un po' tante cose. Tante ogni anno. Vero, ogni anno. Inizierei subito con i presepi. Il presepe. Allora, è una bella iniziativa che è il qualche anno, terzo, che sì, lo proponete, se non sbaglio. È il primo con il presepe, poi abbiamo avuto anche una scultura di Ciaccheri con delle pitture preziosissime, ben illuminate. E ogni anno accendiamo l'albero. L'anno scorso, grazie ai Baciocca, abbiamo acceso anche l'albero al santuario, e poi coinvolgiamo la banda dalla città, la musica non può mai mancare, e ogni anno cerchiamo di offrire alla città qualcosa di natalizio ancora prima del 24 della sera di Natale. Dunque, i presepi, qual è l'idea dei presepi? Passiamo allora, Maurizio. Maurizio e Stefano. Maurizio e Stefano. Allora, noi il presepio ci stiamo già attivando già da questi giorni. Siamo andati a ritirare presso un giovane scultore, giovane e molto capace, che fa delle figure in cartapesta a grandezza umana, normale, un po' come i carnevali di Viareggio, nel senso delle strutture che sono leggere ma abbastanza difficoltose da movimentare, tant'è vero che dobbiamo andare lì con un mezzo adeguato, e ne abbiamo già portate tre e forse ce ne sarà anche una quarta, quindi abbiamo la Madonna, San Giuseppe, che tiene Gesù bambino, c'è il pastore, insomma c'è Giuseppe, e stiamo organizzando questo. Ecco, questo dove verranno posizionati? Allora, questi qua verranno posizionati al centro della piazza, davanti alla basilica, proprio sul sagrato, esatto. Ci sarà in costruzione ovviamente una capanna, anche questa in fase ancora definitiva progettuale. Certo. I lavori partono dal prossimo, diciamo dalla fine di questo mese, e dobbiamo posizionare il tutto perché l'8 dicembre abbiamo la inaugurazione, quindi accenderemo le luci, ci sarà un po' di gente e incomincia, diciamo così, la festa. Diciamo il periodo natalizio, esatto, diciamo aria di Natale. Ed è la prima cosa che si farà. Poi ovviamente do la parola al mio collega qua su quello che c'è in ballo dopo, perché questo è solo l'inizio. Bene, allora dopo l'8 cosa abbiamo? L'8 dicembre abbiamo? Dopo l'8 dicembre abbiamo in previsione il 24, quindi per la notte di Natale, di insieme alle associazioni della città, quindi l'ACLI, l'AIDO, l'AVIS, i Baciocca appena citati, e le associazioni anche dei siciliani, dei calabresi, sì, se Maurizio poi se ne ricorda, sì, sì. Qualcuno aggiunge. Musicale. E poi siamo sempre in effetti supportati anche dall'amministrazione comunale, certo, che certo. Quindi è quella che poi ci permette di fare certe cose. Insomma, le maggiori associazioni locali saranno presenti il 24. Insieme il 24, e a sorpresa quando... per la messa saranno tutti in chiesa, molto velocemente allestiremo i gazebo, e in quell'occasione verrà preparato un risotto, verrà servito
del vin brûlé, vino bianco, ci sarà il panettone, fuoco al centro della piazza, delle messe delle 10, insomma inizia alle 10 entrambe, e poi quella delle 11 e mezza alla fine, esatto, diciamo della messa delle 11 e mezza, questi bene o male sono gli orari. Come da tradizione, verrà servito qualcosa di caldo, c'è un bellissimo risotto, ve lo posso garantire, e il vin brûlé offerto da, dalla sembra situazione. Quasi che l'abbia assaggiato lei quel risotto. Poco. Quando arrivo io, credetemi, non becco mai il risotto, non becco mai il CD, perché voi avete anche regalato un CD di sì, musiche natalizie, ce l'avessi uno. E quest'anno non me l'hanno mai dato, anche quelli che sono venuti prima di voi l'avevano in mano e non me l'hanno mai dato. Proprio sono antipatico, io sono antipatico. No? E quest'anno non può mancare, perché regaleremo invece un bellissimo libro di poesie, un libro illustrato da una giovane illustratrice di Garbagnate, ed è una raccolta di poesie che è il risultato di un concorso. Un concorso che quindi ha previsto, ci ha consentito di raccogliere, certo, un po' di poesie che verranno impaginate e pubblicate in questo volume che verrà distribuito. Dunque, in quell'occasione. In omaggio il 24 sì, dicembre, come regalo per la cittadinanza. Chi insomma verrà a gustare i risotti, il risotto, si becca anche, insomma, l'arte culinaria e l'arte, diciamo, la cultura. La cultura classica, unite, fate un bel minestrone, insomma, parliamo di risotto, di risotto. Risotto. Sì, diciamo anzi che il risotto è proprio una specialità, è proprio del gruppo, dell'associazione, sì, dei Bacioc, che sono i... Ma li abbiamo avuti qua qualche settimana fa, esatto, sono proprio loro che, certo, portano avanti il discorso proprio del risotto. Quindi... Sì, 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 no, ma, lo so, ma mi ricordo ancora la risottata che avete fatto qualche mese fa sulla via Conciliazione, infatti sì, abbiamo mandato in onda proprio uno speciale, sì, One TV alle 21 prima della nostra trasmissione, e c'era proprio il vostro presidente, il dottor Marone, che stava gustando, ma di brutto, si stava gustando il piatto di risotto, chi gli capita, insomma, il rompiscatole che va lì a intervistarlo. E chi non ha mangiato il risotto? Non ha, no, no, l'ha neanche mangiato in no, no, l'ha mangiato no, io no, io no, 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 no. Quella è stata proprio una iniziativa piuttosto notevole, perché certo, organizzare, chiudere una strada, sì, permessi dei vigili, dirottare c'è il percorso. C'è stato, insomma, un bel lavoro. Una bella però organizzazione. Però è riuscitissimo, perché c'erano più, sì, di 200, sì, commensali, eh? Esatto. Cioè video canta, si dice carta canta, in questo caso video canta, è stata molto apprezzata, e la gente vuole che voi sì, facciate... Sì, continuiamo. Certo, continuate con un'altra edizione, perché tutti sono rimasti entusiasti del risotto, ma della convivialità, insomma, dello stare insieme. Questo è quello che la gente mi ha detto. E anche la particolarità di mangiare all'aperto. Certo, di stare insieme, certo, e di stare, di sedersi, diciamo, tutti insieme in una via. Volta, si può dire, certo, come si faceva una volta. Ma dopo Natale, dopo cosa Natale, fa beh, il 6 gennaio arriveranno i Re Magi, e probabilmente abbiamo uno dei re che è presente, che raggiungerà con i doni la capanna. Capanna che è a grandezza naturale. Certo. E quindi anche le statue sono a grandezza naturale. Baldassarre. Baldassarre. Baldassarre sarò io. E poi abbiamo gli altri due, uno è forse quel signore che è venuto qui l'altra volta, no? Il signor Parodi, anche lui un Re Maggio. Ah, quindi... ah, Re Maggio. Certo. Bene, bene. Invece Maurizio, scusami, Stefano, tu invece la notte di Natale cosa farai? Ballato morto. Cosa fai? Girerai il risotto, darai il libro, che funzione avrai? Cosa allora, io dai tennaio tento di dare una mano a Lolo, se mi vogliono, certo, ancora. Certo, lui sempre è un collaboratore. Io sono un collaboratore. Certo, se certo mi chiamano io e Deku, certo, agli ottimi. Certo. Certo, come ti trovi con questi amici della piazza? Benissimo. Benissimo? Bene, bene, bene. Bene? Sì. Oh, ce ne vorrebbero altri, a dire la verità. Ti vorrebbero altri come lui, me, che sono sempre pronti a dare una mano. Guarda, quando lo chiami, sai tranquillo che lui. Ti vorrebbero altri mille, mille come me, che a te voglia. Ti parli. Certo, certo, certo.
insomma, tutta bella gente, sì, simpatica, sì, cordiale, sì, insomma, non manca niente. Non manca niente. No. Tolo un bicchiere di vino, manca. Quando fa freddo. Ma niente, non ti preoccupare. Cose che capitano, è volato il microfono, non ti preoccupare. È volato il microfono, non c'è problema. Insomma, dunque, 6 gennaio, però la 6 gennaio non è finita. Non è finita. Il 6 gennaio verranno premiati per il concorso dei presepi che saranno esposti nelle chiese di Garbagnate, il miglior presepe verrà premiato, e anche a seguito di una votazione, perché l'anno scorso infatti c'era una votazione libera da parte di chi visitava le mostre con i presepi, metteva, se non mi sbaglio, c'era un fogliettino, doveva mettere il numero del presepe, esatto, preferito, che infatti il 6 gennaio poi viene premiato. Così viene premiato anche lo scrittore, il poeta. Oltre 500 votazioni abbiamo avuto. Tantissime, oltre 500 votazioni su un... Insomma, non è male. Tantissime. E poi verrà premiato il poeta. Ah. Quello che avrà vinto il concorso di poesie che poi sono state pubblicate per, certo, il volume da regalare il 24. E da tempo però siamo già impegnati con un altro grande evento, che è il Festival della Fede. Ecco, importantissimo, che si svolge nel periodo di... Dal 21 al 24 di febbraio. Di febbraio. Tanti ospiti. Tanti ospiti, tanti eventi. Qualcuno ovviamente... ne so, però mi è stato detto di non divulgarli in questo momento. Non i nomi, ma almeno gli argomenti. Quindi ci saranno due mostre, una su Pio VI, una Bianco e Nemo, curato dal gruppo fotografico della città di Garbagnate, e poi ci sarà un concerto la sera, ci saranno alcune tematiche anche legate all'ambito scientifico, perché l'anno prossimo, certo, c'è la ricorrenza dell'allunaggio, quindi dedicando al Festival della Fede una mattina alle scuole ci sarà un tema legato alla scoperta dei mondi, ma così anche un'altra conferenza sulla fede e la scoperta dei mondi e la voglia di ricerca. Altri eventi, quindi inviteremo uno chef che ha pensato a delle ricette legate al cambiamento climatico, che ha cambiato la catena alimentare. Insomma, l'arte culinaria non manca mai. Mai. Quello non manca. Io devo fermarmi qui perché purtroppo, ahimè, come diceva qualcuno, Big Bang ha detto stop. Voi non avete sentito, ma dalla regia avevamo fatto bang bang, bang, bang. C'è il Big lui bang. Magari non tanto, ma io me lo ricordo bene. C'è il Big Bang. Allora, non finisce qui. Ci rivedremo magari verso febbraio, magari per tempo per pubblicizzare il Festival della Fede, che sarà meglio definito. Esatto, meglio definito. Potremmo anche dire gli ospiti che ci saranno, nome, cognome, indirizzo, come dico io. Ci vediamo allora, vi seguirò magari il 24 notte, 24 nella nottata, nella santa notte, magari vengo a sbirciare con la nostra telecamera. E a mangiare il risotto. Se me ne avanzate un po'. Se me ne avanzate un po', magari volentieri. Vi aspetto prossimamente qua ancora assieme a noi. Grazie. Con piacere, grazie a voi. E ringraziamo, grazie, logicamente il presidente che vi ha autorizzato Mario a venire Marone, qui. Grazie, certo, dottor Marone, grazie. Prossima volta magari facciamo venire anche lui. Ringraziamo, no, anche la curia, il parroco. Certo, che no, don Claudio Galimberti del... è un mio fan affezionato, ecco. So che ci sta guardando, come anche la sua segretaria. Ah, benissimo. Se proprio vogliamo mettere i puntini su, so che ci sta guardando, dunque... Non l'abbiamo dimenticato. No, noi non dimentichiamo nessuno. Ecco. Tutti gli amici, le eccellenze di Garbagnate passano da qua. Bene. Grazie. Di nuovo, io buona vi serata. Ringrazio, cari amici. Terminiamo qua la trasmissione, ci vediamo giovedì prossimo sempre alle 21.30 con Assieme a Noi, ma ricordatevi, alle 21, prima di noi, giovedì, va in onda lo speciale One TV dedicato al Lucca Comics 2018 appena passato. E per finire,
grazie anche alla mia spilletta, salute e prosperità. Ciao a tutti, grazie, a giovedì. Vabbè.